Ciao a tutti amici di Vanilla. Le figlie di Sparta si abbronzavano per lunghe ore sotto al terso cielo di Grecia, alle pendici del monte Taigeto, che vedete alle mie spalle, sono nelle rovine dell'antica città di Sparta. Allenavano le gambe e le braccia, lottavano le une contro le altre e si esercitavano a diventare buone cantanti nell'arte delle muse, la musichi. Una canzone paragonava una bella donna a un cavallo dai forti fianchi e zoccoli imponenti. Tutto questo è ciò che sospettano diversi studiosi della Grecia classica. Realizzare uno studio sulle donne di Sparta, la celebre città greca che fiorì tra il VII e il IV secolo a.C., è un po' come costruire un puzzle di tante piccole informazioni raccolte in diversi racconti e cronache. I frammenti del mosaico sono tantissimi, come per tutto il mondo antico, e costruire un quadro intelligibile è un'operazione complessa. Gli storici che studiano il periodo spiegano che le tradizioni orali erano meno frequenti rispetto ad altre polis greche, come ad esempio ad Atene, dove oltre alle testimonianze scritte sono state rinvenute numerose tracce archeologiche, fra cui diversi monumenti funebri, che ci consentono di comprendere meglio il ruolo della donna nella società greca. Della vita quotidiana a Sparta ci rimane poco, mentre conosciamo le imprese dei guerrieri grazie agli storici dell'epoca, ad esempio delle grandi gesta di cui ci parla Erodoto. Sara Pomroi, professoressa emerita presso il Graduate Center della City University di New York, nel suo libro Spartan Women spiega: quasi tutte le nostre principali fonti sulle donne spartane sono opere di autori che non erano spartani e che vissero molto più tardi degli avvenimenti di cui parlano. Molti di quei cronisti erano uomini che hanno scelto di dedicare la loro attenzione ad altri uomini. Le osservazioni sulle donne di solito costituiscono una piccola parte di un testo dedicato ad un altro argomento. La professoressa Pomroi e altri studiosi hanno ora cercato di dare una forma a ciò che esattamente le donne spartane potevano o non potevano fare. Le donne nella maggioranza delle città-stato dell'antica Grecia non avevano praticamente alcun diritto. Non potevano votare, uscire di casa a fare la spesa, un esempio per attualizzare l'argomento. Ma non solo. Con la nascita della democrazia e il progresso della società, ad Atene le regole divennero più rigide che in altre località. Le donne vivevano confinate in casa, dove gestivano gli schiavi, se avevano un marito facoltoso, o mandavano avanti la vita domestica interamente da sole. La loro partecipazione sociale era limitata al dialogo con i parenti della famiglia, mentre le uniche occasioni per uscire erano durante le feste religiose pubbliche. Da questa condizione differivano le etere, di cui la più celebre fu certamente Frine, che potevano uscire di casa autonomamente e gestire le proprietà in modo autonomo. La loro condizione di cortigiane sofisticate era per questo fonte di invidia e maldicenza, ma la loro autonomia era imparagonabile alle donne di altre condizioni sociali. Qui, a Sparta, nonostante la libertà delle donne non fosse equiparabile a quella degli uomini, queste potevano fare molte più attività rispetto alle coeve ateniesi. Prima del matrimonio, che si celebrava 18 anni circa, si allenavano come gli uomini, prendendo parte a gare e prove di forza. Plutarco descrive spettacoli pubblici in cui le ragazze correvano, lottavano e lanciavano i giavellotti, mentre il legislatore Licurgo, che scrisse nel IX-VIII secolo a.C., elaborò una serie di leggi che garantivano alle donne il preciso dovere di mantenere un fisico atletico e allenato. L'attitudine alla sportività delle spartane, in questo caso, potrebbe intendersi non come la concessione di un diritto da parte degli uomini, ma con la credenza che una madre fisicamente forte potesse generare una prole vigorosa. Le ragazze spartane venivano inoltre educate alla musica, mentre i loro fratelli erano addestrati a diventare i più forti soldati del mondo antico. Da giovani imparavano a recitare poesie liriche e corali di Alcmeone, tra le quali si ricorda una che menziona il volto argenteo di una donna, che potrebbe indicare il sudore sulla fronte al sole. Le attività ginniche delle spartane, esaltate dai socratici, erano sovente fonte di critiche scandalistiche per la tenuta sportiva delle atlete e anche per la promiscuità con i maschi durante le gare, situazione che veniva evitata nelle competizioni come le Olimpiadi, riservate agli uomini, e per le donne non spartane del resto della Grecia c'erano i giochi erei, ma ne parleremo dopo. Durante la maturità, le donne vivevano una vita attivissima, cacciando o correndo nelle competizioni o cavalcando in gare equestri.
Le donne spartane erano molto più libere non solo per la volontà degli uomini di averle accanto forti e vigorose, ma anche a causa dell'inesauribile fonte di lavoro della loro società, gli iloti, gli schiavi del territorio della Laconia e della Messenia, che erano a servizio della classe nobile e svolgevano tutti i compiti che nelle altre città erano riservati alle donne. Le donne spartane non dovevano occuparsi a tempo pieno dei figli, il che consentiva loro di avere molto tempo libero per altre attività, fra cui appunto la ginnastica e la musica. Helen Millender, classicista del Reed College, in un capitolo dedicato alle donne spartane nel volume A Companion to Sparta, sostiene che queste attività non fossero un diritto concesso alle ragazze per una questione di parità dei sessi, ma una diversa concezione della vita sociale rispetto alle altre polis. Le donne erano forti per generare una prole forte, ma erano anche erudite per mantenere alti i valori su cui si basava la comunità spartana, come il matrimonio e la maternità. Helen Millender scrive: «Questa formazione instillava nelle ragazze spartane il sistema di valori della polis attraverso i versi dei poeti e quindi le preparava ad adattarsi a quei ruoli, comportamenti e responsabilità del proprio genere che sostenevano il corpo politico di Sparta». Le spartane, rispetto alle loro pari ateniesi, erano in definitiva molto più libere, probabilmente non per una questione morale, ma perché in questo modo la famiglia spartana sarebbe risultata più solida e la forza politica e militare di Sparta avrebbe sovrastato quella delle altre città greche. Chissà se anche questa particolare libertà delle donne spartane non abbia contribuito nel 404 a.C. alla definitiva vittoria ai danni di Atene nella guerra del Peloponneso. E visto che lo abbiamo accennato prima e che questo è stato un anomalo anno olimpico, parliamo anche dei giochi erei, che erano le Olimpiadi delle donne nell'antica Grecia. Nelle Olimpiadi moderne la partecipazione delle donne è stata una conquista lunga e graduale e forse tuttora le atlete non sono considerate alla stessa stregua dei loro colleghi maschi. Ma nelle antiche Olimpiadi, che si svolsero a Olimpia ogni 4 anni, dal 776 al 393 d.C., la partecipazione femminile non era proprio contemplata, nemmeno come pubblico. Se una donna sposata fosse stata sorpresa ad assistere ai giochi, sarebbe stata gettata dalla sommità del Monte Tipeum, nel fiume che scorreva alle sue pendici, almeno secondo il racconto di Pausania, storico e geografo greco vissuto nel secondo secolo d.C. La cosa non stupisce più di tanto, vista la scarsa considerazione in cui erano tenute le donne nella Grecia classica. Questo però non impedì loro di organizzare una sorta di Olimpiade femminile, i Giochi Erei, che si svolsero forse già parallelamente ai primi giochi maschili. Il racconto mitologico narra che queste Olimpiadi per donne furono organizzate dal re Pelope dopo aver sconfitto in una corsa di carri il re di Pisa, una città greca, vittoria che gli fruttò il matrimonio con la principessa Ippodamia. Come ringraziamento, Pelope organizzò i giochi in onore di Zeus, mentre Ippodamia dedicò a Era la propria festa di ringraziamento. Sempre secondo Pausania, i giochi erei consistevano in un unico evento, una corsa podistica per fanciulle, che si teneva nello stesso stadio delle gare maschili, ma con un percorso più breve. Le Ereidi si tenevano probabilmente nello stesso anno delle Olimpiadi, appena prima delle gare degli uomini. Le ragazze gareggiavano in 3 corse distinte in base alla loro età e le vincitrici ricevevano una corona di foglie d'olivo come i maschi e una porzione del bue macellato in onore di Era nel tempio a lei dedicato. A differenza degli uomini che gareggiavano nudi, le giovani donne indossavano un abito corto al ginocchio, il chitone, che lasciava scoperti il seno e la spalla destra. Anche se qualcuno ha ipotizzato che l'indumento fosse ispirato alle guerriere amazzoni, in realtà era l'adattamento di un tipico vestito maschile, indossato nei mesi caldi o durante lavori faticosi. Vestire i panni degli uomini era un rituale seguito anche nelle cerimonie di iniziazione all'età adulta, un'inversione di ruoli che forse doveva servire a provare lo stato dell'altro prima di assumere definitivamente il proprio ruolo. Non è appurato se gli uomini potessero assistere ai giochi femminili, invece è certo che le ragazze nubili avessero accesso come pubblico alle Olimpiadi, forse per consentire un primo approccio al mondo maschile.
l'attività fisica per le donne non era comunque una pratica scoraggiata nell'antica Grecia, specialmente a Sparta, dove ci troviamo adesso, dove le ragazze si cimentavano in quasi tutti gli sport, allo scopo di avere un fisico sano che avrebbe poi garantito la nascita di forti cittadini guerrieri. Alcuni scettici mettono in discussione la reale esistenza dei giochi erei perché non esistono testimonianze precedenti agli scritti di Pausania, ma la mancanza di documentazione potrebbe solo testimoniare la scarsa importanza data allo sport femminile dalla società greca, dove il predominio degli uomini era incontrastato.